Buonasera, io sono Augusto Crespi, ho lavorato in TAV nella sede di Napoli dal 95 al 98, dal 98 al 2000 ad Afragola, dove la TAV prevede una stazione cosiddetta porta che serve per interscambio con il sud. Superato questo, il tema di stasera era il lavoro. Io parto dal lavoro per fare una metafora, se vogliamo, e arrivare poi a quello che è la mia esperienza in TAV per raccontare, anzi per prepararvi a quello che vi aspetta, perché a voi aspetta questo. Noi a Napoli usiamo una frase che dà molto l'idea quando vogliamo preparare le persone a qualcosa. E diciamo, guardate in mano a chi state. L'argomento del lavoro. Questo è un foglio che c'è un'analisi preventiva dell'impatto dell'investimento sul mercato del lavoro delle linee della TAV. Questa è un'analisi preventiva. Significa che è un'analisi fatta prima ancora che i lavori partissero. È chiaro che questa analisi è stata fatta dall'Università Bocconi, perché se io devo fare un progetto del genere, i cosiddetti poteri forti io li devo mettere dalla mia parte, li devo coinvolgere. Allora li coinvolgo e dico all'Università Bocconi, dietro l'autocompenso, di fare un'analisi dell'impatto, dell'attivazione diretta, indiretta e indotta del lavoro che il sistema alta velocità avrebbe creato in Italia. Stiamo parlando dell'attivazione diretta, indiretta e indotta, ovvero di una attivazione lavorativa che di un'infrastruttura esistente è praticamente molto difficile quantificare anche con un margine di elasticità percentuale abbastanza grande, perché è chiaro che l'attivazione diretta è conosciuta, l'attivazione indiretta è opinabile, l'attivazione indotta diventa chi ci ha portato stasera un bicchiere d'acqua, diventa molto difficile da fare. L'Università Bocconi per TAV ci dice che l'attivazione totale, è una previsione, è di 85.913 persone. Questa è una previsione spaccata all'unità lavorativa. Io parto da questo per spiegare che cosa vi aspetta. Vi aspetta che voi siete nelle mani di questa gente che ha stampato migliaia di brochure, 300.000 lire l'una. Io non so se le avesse scritte. E le ha fatte girare per i comuni, nelle università, le ha portate a dei convegni. E non si sono neanche posti il problema che ci potesse essere qualcuno che nella sua vita avesse fatto un esame di statistica o un esame di economia e dire: ma noi affidiamo 100.000 miliardi di lire in mano a questi? Questa è la TAV. Il problema non è l'opera, il problema è chi gestisce l'opera. Io chiamo la TAV una zona franca di connivenza. Zona franca di connivenza significa una zona nella quale la connivenza fra lo Stato, l'antistato, la camorra, la mafia, quello che vogliamo chiamare, è alla luce del sole. Cioè, non è difficile capire che cosa sia il sistema TAV. Io infatti provo imbarazzo nel tentare di spiegarlo, perché forse avendolo vissuto in prima persona io lo do per scontato. Però, visto che, vi ripeto, voi dovrete affrontare questo problema perché io non voglio, sembrare pessimista, ma ho la sensazione che la TAV sia un sistema difficile da fermare. Perché è un sistema studiato a tavolino in maniera perfetta. La maniera perfetta nasce dalla Costituzione
della TAV. La TAV nasce come una società di diritto privato, un project financing che doveva essere finanziato al 60% dalle banche. Banche che alla fine si sono prestate praticamente in maniera da prestanomi, perché non hanno cacciato un euro e hanno fatto in modo soltanto che questo sistema dovesse essere continuamente finanziato dallo Stato, mantenendo una società di diritto privato, con tutta la libertà di movimento che una società di diritto privato può avere. Faccio un esempio, sempre parlando del lavoro. La TAV affida ai famosi general contractor, ne avrete uno pure voi, che il general contractor è una figura particolare. È la stazione appaltante, il controllore, cioè racchiude tutto e quindi è una figura assolutamente impenetrabile sia anche dalle istituzioni locali, perché può gestire i subappalti, può gestire le opere compensative e quindi può gestire anche direttamente tutto il sistema del lavoro, delle assunzioni. Io vi faccio un esempio. Lo dico davanti a delle telecamere perché sono anni che sfido, spero che prima o poi la TAV mi faccia una querela, perché così dovremmo andare davanti a un magistrato a dimostrarle queste cose, perché se tu mi quereli poi ne dobbiamo discutere, dobbiamo entrare nel merito. Il sistema della TAV, per esempio, gestisce tramite il sindacato i posti di lavoro. Quando nel 1998 si inizia la costruzione della Firenze-Bologna, c'era per quella tratta una carenza di manovali. Non avevano praticamente sufficienti maestranze perché l'impegno lavorativo della Firenze-Bologna era molto alto, quasi tutta in gallerie, una tratta molto difficile da un punto di vista dell'ingegneria. Io avevo la rassegna stampa nazionale della TAV e mi arriva questa notizia che mancavano parecchie centinaia di lavoratori, se non forse migliaia di lavoratori. Noi a Napoli forse vi sembrerà nuovo, ma abbiamo atavicamente un piccolo problema occupazionale. Quindi è chiaro che la mia prima idea fu quella di alzare il telefono, di chiamare le segreterie regionali della CGL, della CISL e della UIL e di dire, pensando di aver fatto una cosa giusta, io ero abbastanza giovane allora, avevo 32, guarda che probabilmente chiama i tuoi referenti emiliani, vedi che possiamo anche risolvergli un problema, pensavo io stupidamente, e vediamo di fare questo. La risposta fu che loro telefonarono in TAV e che a me furono levate dalle mani tutte queste informazioni, queste carte, perché mi fu detto che i posti di lavoro andavano gestiti a livello locale. Questo è quello che vi aspetta, cioè voi vi aspetta un signore che entra in casa vostra, farà quello che vuole e del quale voi non potrete sapere niente, perché questo signore è assolutamente impenetrabile. A che livello è impenetrabile? Faccio un altro esempio, mi dispiace, non vi voglio mettere paura, però la TAV nella tratta dove noi lavoravamo, che sarebbe la Napoli-Roma, oggi è finita, passa per tutti i comuni di Napoli Nord e del Casertano Alto e del Basso Frusinate, ovvero la zona con la più alta concentrazione di camorra in assoluto, passa per Casale di Principe, non stiamo a fare i nomi, passa praticamente per tutti i comuni che Carmine Schiavone, che è il più grande pentito della camorra in assoluto, in questi ultimi giorni ha raccontato che sono quelli dove sono stati sepolti tutti i rifiuti tossici. Immaginate quando hanno scavato per costruire la TAV che cosa non hanno potuto mettere là sotto. Adesso tutta la linea Napoli-Roma non esiste storicamente una denuncia di un'impresa che ha fatto i lavori sulla Napoli-Roma che abbia mai avuto un'estorsione. Non esiste nessuno che gli abbiano mai rubato un trapano di cassa, almeno l'abbia perso, non se ne è accorto.
non esistono denunce dei lavoratori al sindacato, non esiste niente. Quindi voi dovete immaginare che io e tre o quattro di voi domani mattina andiamo nel Casertano Alto, nei comuni a nord di Napoli, prendiamo pale e piccone, iniziamo a scalare e facciamo la cuccia del cane. Guardate, voi neanche quella potete fare. Allora il problema, secondo me, io non lo so, non lo voglio sapere, lo so ma non lo voglio dire, tanto lo sapete voi, se serve o non serve il traforo della Valsusa. Io credo che il problema vada spostato su chi viene a fare quest'opera, perché viene a fare quest'opera. Questo è il punto, perché quest'opera non è necessaria al sistema ferroviario, e voi lo sapete meglio di me, quest'opera è necessaria al sistema, punto. E il sistema è quella connivenza fra le istituzioni e la camorra, la mafia, io la chiamo camorra perché sono napoletano, l'antistato. E lo avrete anche qua, forse lo avete già, ma lo avete sicuramente, perché che si venga a militarizzare una zona per difenderla da chi? Da voi. Cioè, forse dovevano difendere voi da loro prima, però a prescindere da questo, qui c'è un sistema che è già partito da molto tempo prima. Quando io stavo in TAB c'era un ragazzo, si chiamava Marco, molto simpatico, addirittura più ignorante di me, che però era stato messo in TAB, noi in TAB siamo stati raccomandati tutti, pure io, era stato messo in TAB da un noto avvocato, non solo napoletano ma italiano, il quale per motivi di salute non faccio il nome, e che disse nel 1995, a un certo punto io dicevo: Marco, ma questi non ci fanno entrare sui cantieri, ma noi siamo la TAB e dobbiamo chiedere il permesso per entrare sui cantieri, ma cazzo, qualche cosa di strano. Lui con un'aria quasi da padre, era più piccolo, e disse: guarda Augusto, la TAB è stata fatta per far uscire i soldi, una volta che sono usciti i soldi andiamo a finire tutti quanti in ferrovia. È 1995. La TAV ha speso i soldi e tutti i lavori della TAV, tranne me che me ne sono andato, sono andati a finire in ferrovia. Allora, o è stato fortunato, oppure forse il suo capo ci aveva raccontato dal primo giorno come sarebbero andate le cose. Perché la TAV è tutto scritto molto tempo prima. Per questo io dico, il problema, secondo me, mi permetto di darvi questo consiglio per avere una cassa di risonanza maggiore, perché la mia sensazione è che il problema della Valsusa, lontano dalla Valsusa, venga visto come il problema di quello che non vuole che gli si vadano a calpestare le rose nel giardino. Invece io credo che il problema della Valsusa è innanzitutto di non fare arrivare questa, vedo usare dei termini anche un poco più accettabili, come li posso chiamare, questa associazione a delinquere nel vostro territorio, con tutte le conseguenze che potrete avere. Per esempio, ne parlavo prima con Lorenzo, ne parlavamo a tavola, se questa montagna vostra veramente, effettivamente, ci sta dell'amianto, e questi vanno, scavano quest'amianto, e quest'amianto combinazione, stranamente ve lo trovate che lo mettono sotto la linea ferroviaria, perché il problema è questo, secondo me. Il problema non è tanto l'opera, ma è la gestione dell'opera e chi gestisce l'opera ed il perché si fa quest'opera. Allora, per superare il problema, che dovessero mai pensare che il vostro problema è che arrivano e vi calpestano le rose nel giardino, forse all'attenzione nazionale, oggi che ci stanno anche dei mezzi, viva Dio c'è la rete, bisogna spiegare alla gente che cos'è il sistema, che cos'è il sistema della TAV. Io vi faccio un'anticipazione, la faccio per logica, un poco perché la conosco. La Salerno-Reggio Calabria verrà finita. La Salerno-Reggio Calabria verrà finita. Perché? Perché dall'Europa i soldi non li danno più, giustamente. Se noi non smettiamo di dare i soldi, voi non hanno. Stato, soldi ce ne ha pochi. La TAV arriverà fino a Reggio Calabria. E per portare la TAV a Reggio Calabria ci saranno i soldi.
arriveranno i soldi dell'Europa. Allora qua è la ennesima dimostrazione del sistema, perché non è stata fatta allora la Salerno-Reggio Calabria per portare le auto da Salerno a Reggio Calabria, ma per mantenere il sistema. E il sistema si sposta, finisce la Salerno-Reggio Calabria, per dare pure un gesto di buona volontà dopo 60 anni, e inizia l'alta velocità. Ma l'alta velocità inizia chiaramente con la stessa logica della Salerno Reggio Calabria all'autostrada, per portare i cittadini da Salerno a Reggio Calabria, questa volta in treno. Perché voi siete convinti che il problema sia quello di far passare i treni merci in questo buco che vogliono fare sotto casa? No, il problema è che bisogna trovare delle fonti di spesa, spesso finanziate, anzi ormai ultimamente solo finanziate con i fondi comunitari, per far continuare il sistema ad andare avanti e sopravvivere. E secondo me l'argomento da affrontare è questo, perché quando l'argomento diventa questo, allora iniziano forse a interessarsene anche in Commissione Europea dove mandano questi soldi e in mano a chi, perché se ne devono interessare anche a Catanzaro, a Salerno, a Latina, dovranno iniziare a chiedersi che fine fanno i loro soldi per quel traforo della Valsusa. Allora forse portando questo tipo di testimonianza a far riflettere su che cosa si sta facendo, ma non che cosa questo buco, a che serve, se non serve, ma che cosa è questo sistema veramente. Questo è un sistema che ha mangiato 100.000 miliardi delle vecchie lire. La TAV doveva costare in tutta Italia 25.000 miliardi, e già allora questi costi al chilometro erano nettamente più alti delle altre regioni. Dopodiché dicono, ma in Francia non avevano i ritrovamenti archeologici. È vero, la TAV ha speso 400 miliardi, se non ricordo male, 400 mila lire, non lo so, per fare il monitoraggio archeologico. Passano per Capua, è una zona in Campania, ma, e con loro grande stupore hanno dei ritrovamenti archeologici, e quindi bloccano i cantieri. E quindi bloccano i cantieri, e quindi l'impresa fa una riserva, e piano piano aumentano tutti questi costi. Io non me la faccio lunga, perché sì, se io parlo di... facciamo un altro giro. No, se io parlo della TAV poi parlo per una settimana, però io quello che volevo trasmettere è questo concetto. Scusami la battuta, qua ci sono dei valsusini che sono in grado di parlare per una settimana di TAV, ormai questa popolazione si è un pochino, come dire, informata su questo. No, ma concludi pure. No, ma io ho paura che il vostro problema è che ne parlerete per generazioni se qua non cambia qualche cosa, questo è il punto. Penso che fondamentalmente, ripeto, il problema, se posso dare un, tra virgolette, piccolo aiuto, è riuscire a fare quello che chi come me, andandosene dalla TAV, perché io me ne sono andato dalla TAV, perché la mattina comunque io mi volevo svegliare in casa mia, perché io quando me ne sono andato ho detto, signori, io vi verrò a trovare tutti quanti in galera, invece la verità è che loro sono ancora là, che io sto qua, questo è il problema. Allora l'unica cosa che posso dire probabilmente è tentare di cambiare il metodo, e nel cambiare il metodo io questo faccio un appello a livello personale, significa di non fare il gioco di chi vi va contro, di non andare a bruciare una betoniera a uno che va trovando solo questo per mandarvi l'esercito e per trasmettere fuori che difendono i cantieri di un'opera utile da una banda di teppisti. Tra l'altro questi automezzi saranno pure assicurati, quindi non gli avete fatto nemmeno un danno, è soltanto un messaggio sbagliato. Aspetta, perché qui ci sono le telecamere, non abbiamo fatto noi questo. No, un momento. Cioè, non avete... era un avete generalizzato. No. Allora mi correggo, allora, e arrivo pure al punto e concludo, dato che secondo me, perché questo è successo già sulla Roma-Napoli, questi accadimenti sono esclusivamente ad uso e consumo di chi vuole andare avanti con il progetto della TAV, mi rivolgo a chi, se prima parlavo e dicevo scherzando
Se mai ci fosse stato qualcuno, un ragazzino di 18 anni in preda al testosterone, non lo so, qualcuno che abbia avuto o che avrà una malsana idea anche di bucare la ruota della macchina di una persona di queste, non date queste occasioni, perché questo vogliono. Ho finito. Grazie.